Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere l'ultima udienza del processo a Luigi Ciavardini per falsa testimonianza che è avvenuta a Bologna l'8 aprile del 2024. Buon ascolto. Allora, abbiamo il verbale. Vinciguerra Vincenzo è detenuto per altra causa, rinunciante a comparire, difeso d'ufficio dall'avvocato Anna Ulisse, Presente. che è presente. Ciavardini Luigi, libero assente, è difeso di fiducia dall'avvocato Ettore Pieracciani, sostituito ai sensi dell'articolo 97, quarto comma, dall'avvocato Ulisse. L'avvocato è stato contattato, sta arrivando, ha avuto un disguido con il treno. Quindi nell'attesa nominiamo un sostituto. Allora, per le parti civili sono presenti l'avvocato Alessandro Forti, l'avvocato Alessia Merluzzi, l'avvocato Andrea Sono Speranzoni, presente, giudice. l'avvocato Lisa Baravelli. Sono presente in aula anche Sì, personalmente. adesso faccio Ok, l'appello, diamo atto anche della perfetto. presenza. Avvocato Andrea Cecchieri. Presente, buongiorno. Perfetto. Allora faccio l'appello anche delle persone offese, costituite parti civili. Angelo Valentino De Marchi, non presente. Mario Gaetano De Marchi, non presente. Patrizia Lauro, Antonio Procino, Maria Vaccaro, Rita Vaccaro, Fulvia Ciampaglia, Ivan Bonora, Maria Cristina Caprioli, Non è presente. Isidora Ales, Non è presente. Raffaella Biasin, Non è presente. Giovanni Zini, È presente. quindi presente Giovanni Zini, Eliseo Pucher, Non è presente. Gianni Buganelli, Non è presente. Adele Incerti, Non è presente. Paolo Bolognesi, non è presente. Sonia Zanotti, Paolo Lambertini, Anna Pizzirani, Roberta Garuti, presente, Marina Gamberini, Paolo Sacrati, Morena Verde, Alessandra Diomede Fresa, non presente. Giuseppa Fresu, Tonino Braccia, Marco Bolognesi, Maria Grazia Lauro, Non è presente. Pia Graziotto, Non è presente. Patrizia Poli, Non è presente. Francesco Durante, Non è presente. Maria Patruno, Non è presente. Linda Vaccaro, Non è presente. Liberto Vaccaro. Non è presente. Poi ci sono gli enti, Ministero dell'Interno dell'Economia, Non so Presidenza se è dei stata Consigli dei... chiamata Laura o Maria Grazia. Ah, sì. Non è presente nemmeno lei. Scusi, pure... Lauro Maria Grazia? Non Non presente. presente. Sempre difesa dall'avvocato Sì. Baravelli. Bene. Allora, invece per gli enti c'è l'avvocato... Quindi Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Avvocato Cecchieri, Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Avvocato Speranzoni. Bene. Allora, preliminarmente, si dato che sono arrivate le comunicazioni richieste alla Casa Circondariale alla precedente udienza, e quindi si dato a verbale che la Casa Circondariale di Milano Opera ha trasmesso la PEC attestante la trasmissione all'avvocato Paolo Carrino dell'atto di nomina del 5/10/23. La trasmissione è avvenuta alla data del 9/10/23 e l'imputato Vinciguerra ha proceduto alla revoca della nomina dell'avvocato Carrino
alla data del 7 marzo 24, quindi successivamente alla udienza del 4. Bene. Allora, a questo punto si può procedere con... Ci sono questioni? Solo, ecco, sì. Pur conoscendo l'orientamento di questo giudice, io chiedo comunque... quantomeno che risulti al verbale che questa difesa chiede comunque un termine, un rinvio per la propria discussione, tenuto conto del fatto che è vero che la nomina come difensore d'ufficio mi è stata comunicata il 27 marzo e quindi nei termini di legge, ma è anche vero che ho avuto la possibilità di accedere al fascicolo solo il 4 aprile. Quindi per queste ragioni si chiede un rinvio per la propria discussione. Quindi l'avvocato Anna Ulisse chiede un rinvio per la discussione, rappresentando di aver potuto accedere agli atti del fascicolo solo in data 4 aprile 24. Pubblico Ministero sulla richiesta? Si rimette. Le parti civili? Si rimettono. Il giudice ha rilevato che la comunicazione del decreto di nomina quale difensore d'ufficio è stata effettuata in data 27 marzo 24. E che pertanto può ritenersi riconosciuto un congruo termine per la preparazione della difesa e per lo svolgimento delle attività previste per la data odierna, rigetta l'istanza di rinvio. Bene, altre questioni? Dobbiamo forse aspettare perché sembra. Sì. Va bene, possiamo sospendere 10 minuti, era in procinto di arrivare, sì. Va bene, va bene. Bene, allora sospendiamo 10 minuti. Allora, possiamo quindi procedere. Chi inizia? Inizio Avvocato Cecchieri. Buongiorno, sono Andrea Cecchieri per la Fonoregistrazione, Avvocatura dello Stato. Intervengo per le tre parti civili costituite, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero degli Interni. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel frattempo ha cambiato denominazione, è diventato Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili. Per quanto riguarda la legittimazione e il danno, mi riporto all'atto di costituzione di parte civile che ho costruito già in, come si può dire, in armonia con le previsioni della legge Cartabia, quindi un atto estremamente ampio per quanto riguarda le allegazioni. E posso aggiungere qui in sede orale quello che peraltro avevo già scritto in quella sede, cioè che vi è una duplice legittimazione dello Stato alla costituzione di parte civile in questo processo, sia perché i reati che sono stati ascritti ai due imputati sono reati contro l'amministrazione della giustizia, quindi lo Stato è sicuramente parte offesa, ma è in concreto anche parte danneggiata perché in questo specifica nel processo presupposto, quello relativo alla strage della stazione di Bologna, queste tre amministrazioni erano costituite parte civile. Sono costituite parte civile perché tra l'altro è un procedimento che attualmente si trova nella fase fra l'appello e la Cassazione, quindi non c'è ancora
accertamento giudiziario definitivo in relazione alla vicenda che riguarda Gilberto Cavallini, come non c'è ancora un accertamento giudiziario definitivo in relazione al processo cosiddetto mandanti che riguarda la posizione per quanto riguarda i concorrenti dell'imputato Paolo Bellini, per il quale in questo momento è in corso il giudizio di appello. Chiaramente il danno a cui si fa riferimento in questa sede non è il danno correlato alla strage di Bologna, questo è perfettamente comprensibile a tutti. Tra l'altro l'imputato Ciavardini all'epoca dei fatti era minorenne, aveva più di 17 anni ma meno di 18 anni, fu giudicato in età avanzata dal Tribunale per i minorenni, per cui non era neanche ammissibile la costituzione di parte civile per il danno relativo alla strage nei suoi confronti. Il danno di cui qui discutiamo è un danno di altra natura, un danno correlato al costo, difficilissimo da quantificare, ma indubbiamente esistente, per cui la mia richiesta è quella di una liquidazione, di un accertamento dell'ande beatur con liquidazione in separata sede, perché in questo processo è chiaramente difficile arrivare a una quantificazione precisa di un danno che peraltro è in fase evolutiva, diciamo, non è già definito, non è già strutturato, è certo, ma è certo nell'an, ma incerto nel quantum. Quindi è correlato appunto alle difficoltà frapposte dalle menzogne all'accertamento della verità. Quando questo processo è iniziato, i punti critici erano moltissimi e riguardavano essenzialmente due nuclei di verità che erano messi in discussione. Il primo nucleo di verità era quello relativo proprio alla esecuzione materiale della strage di Bologna, posto che un imputato che poi è deceduto quando era già imputato, per cui è intervenuta sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato, con le sue falsità aveva posto in discussione il dichiarato di uno dei testi fondamentali nel processo originario e uno dei punti centrali che avevano consentito alla magistratura italiana di affermare la responsabilità di Mambro e Fioravanti nella strage di Bologna e quindi anche di Gilberto Cavallini. Questo tema è uscito dal processo con la morte dell'imputato. Resta invece ora il secondo punto centrale relativo all'accertamento della verità, che riguarda la struttura di protezione della destra eversiva italiana e i collegamenti esistenti fra i vari nuclei della destra eversiva italiana. E questo, giudice, è un tema nevralgico, perché su questo tema è anche su questo tema che si gioca il grande tema della causale della strage, se vogliamo. Cioè, se la strage è stato un atto posti in essere da alcuni sconsiderati che una mattina si sono alzati e hanno deciso di compiere un atto eclatante, oppure se, come invece noi pensiamo, è un atto che fa parte della strategia della tensione, nel cui ambito si collocano le più importanti stragi italiane. Vede, giudice, con l'assoluzione di Massimiliano Facchini, il tema del Veneto era sparito di fatto dal tema d'indagine. La banda armata romano-veneta era diventata una banda romana e questo evento processuale aveva generato, facilitato una comprensione dei fatti nel senso dello spontaneismo armato. Quello che invece emerge col processo Cavallini e poi col processo Bellini è che tutte le grandi stragi italiane, Piazza Fontana, Via Fattebene Fratelli, Piazza della Loggia, strage di Bologna, hanno dietro la medesima matrice, la medesima radice, la medesima struttura. Ed è proprio con il processo a carico di Gilberto Cavallini che questo tema riemerge prepotentemente, perché Gilberto Cavallini è il punto di connessione fra la versione romana e la versione veneta, quella i cui massimi esponenti erano Carlo Maria Maggi, condannato definitivamente per la strage di Brescia, e il suo braccio destro Carlo Di Giglio. Carlo Di Giglio era l'artificiere di Ordine Nuovo,
l'uomo che aveva la competenza tecnica per costruire una bomba, che ha messo le mani sulla bomba di Piazza Fontana, che ha messo le mani sulla bomba di Piazza della Loggia e che, guarda caso, nel processo a una certa vicenda che riguarda Mambro e Fioravanti, tenta di dare un alibi falso a Gilberto Cavallini. Gilberto Cavallini era contemporaneamente NAR e uomo di Ordine Nuovo. Quindi è di estremo interesse per l'accertamento della verità la ricostruzione della rete di protezione, perché è una delle tecniche mimetiche, no? Della struttura che aveva la funzione di destabilizzare l'ordine pubblico per stabilizzare il nostro paese, era quello di creare l'apparenza di una struttura d'arcipelago, quando in realtà la realtà eversiva era fondamentalmente rispondente a un unico disegno unitario. Se non perdiamo di vista questo aspetto, questa premessa, diventa comprensibile l'importanza per noi di questo processo. Veniamo ora appunto alla prima posizione, quella di Luigi Ciavardini. Luigi Ciavardini è un esecutore materiale della strage di Bologna, assieme a Mambro e Fioravanti, condannato definitivamente. Per questo reato lui non ha mai ammesso la propria responsabilità, ma non è l'unico reato che ha commesso. Luigi Ciavardini ha commesso altri reati, altri delitti, delitti di sangue. La vicenda per cui qui è tratto a giudizio riguarda fondamentalmente tre nuclei dichiarativi, tutti però collegati a una vicenda di sangue, i fatti del Giulio Cesare di Roma, per i quali Luigi Ciavardini è stato definitivamente condannato con sentenza definitiva, ma quello che più rileva in questa sede, ha ammesso la propria responsabilità. E quindi, essendo condannato definitivamente e ammissivo della propria responsabilità, sentito con le garanzie di legge ex articolo 197 bis del codice di procedura penale nel processo a carico di Gilberto Cavallini, era tenuto a rispondere secondo verità alle domande che riguardavano la protezione che ha ricevuto rispetto a quel delitto, nel corso del quale aveva riportato una lesione fisica. E le domande vertevano essenzialmente sulle cure che aveva ricevuto a Roma, sulle cure che aveva ricevuto in Veneto e sull'appoggio che, in conseguenza del suo ferimento, che aveva reso, in qualche modo lo dice anche la sentenza di primo grado a carico di Gilberto Cavallini, lo aveva reso maggiormente riconoscibile per lo sfregio che aveva riportato, necessitava di un ausilio, di una protezione. Quindi era di estremo interesse per noi, per la giustizia, ricostruire questa rete di protezione nei confronti della quale lui è stato sempre costantemente reticente. Quindi, su questo aspetto, credo che non vi siano dubbi sul fatto che lui, Luigi Ciavardini, non avesse alcuna facoltà di mentire, non avesse alcuna facoltà di essere reticente rispetto a un fatto che aveva originato il meccanismo di protezione per il quale era stato condannato definitivamente e per il quale aveva ammesso la propria responsabilità. La difesa potrebbe rappresentarci che con riferimento al terzo nucleo dichiarativo, quello che riguarda la protezione che ebbe in Veneto nella tarda primavera del 1980, questa vicenda avrebbe una connessione più stretta rispetto alla vicenda per la quale è stato incriminato, condannato, il concorso nella strage di Bologna, ma per il quale si professa innocente. Quindi dobbiamo porci il problema se rispetto non ai primi due nuclei dichiarativi, ma al terzo nucleo dichiarativo, per questo solo terzo nucleo dichiarativo, egli avesse la facoltà di mentire o potesse anche non collaborare. Ma non è così. Non è così, perché quella protezione originava dalla vicenda del Giulio Cesare in primo luogo e in secondo luogo perché quella protezione non si inserisce in alcun modo in termini di concorso rispetto alla strage di Bologna per la quale è stato giudicato responsabile e condannato con sentenza definitiva.
Quindi il riflesso che possiamo vedere è quello che vi ho descritto, cioè lo studio, l'analisi della rete protettiva, che ovviamente è sempre quella che scatta sin dal momento in cui lui resta ferito nella vicenda del Giulio Cesare, poi naturalmente prosegue. Ragione per la quale, anche con riferimento al terzo nucleo dichiarativo, egli era tenuto a dire la verità. Dal punto di vista oggettivo e soggettivo credo che non vi siano dubbi, perché le sue dichiarazioni sono agli atti, il corpo di reato è agli atti, siamo in grado, è inutile che ripeta, cioè sostanzialmente rifiuta di rispondere, insomma, quindi non ci sono dubbi sul fatto della sua responsabilità oggettiva e soggettiva. Veniamo a Vinci Guerra. La posizione di Vinci Guerra è completamente diversa da un punto di vista non giuridico, è identica da un punto di vista giuridico, ma da un punto di vista soggettivo è completamente diverso. È diversa, Vinci Guerra è un personaggio completamente diverso da Ciavardini. Se vogliamo avere, io ero presente nei vari processi, l'ho sentito come testimone, se vogliamo avere un'idea approssimativa di questo personaggio molto particolare nella storia criminale italiana, perché credo sia il detenuto in carcere, lui è stato confesso per la strage di Peteano, condannato all'ergastolo, ha ammesso la sua responsabilità, ha rifiutato di impugnare quella sentenza, rifiuta qualunque tipo di aiuto da parte dello Stato, pensate semplicemente questo, Mambro Fioravanti sono ormai fuori e avevano 8 ergastoli, 9 ergastoli, non so neanche io quanti ergastoli, e Vincenzo Vinciguerra è ancora in carcere, e dice io da questo Stato non voglio assolutamente nulla, è autore di un libro il cui titolo è Ergastolo per la libertà, cioè mi guadagno con l'ergastolo il diritto di dire quello che penso. Non è mai stato falso testimone, è sempre stato reticente. Il suo approccio è quello del nemico che è stato catturato, che continua a essere nemico dello Stato e si dichiara nemico dello Stato, ma è nemico anche di coloro i quali lui ritiene essere stati in realtà autori di quelle che lui definisce le stragi di Stato. Quindi la sua linea è dichiarazioni quando sono in discussione queste posizioni, come quella di Mambro, di Fioravanti, di Cavallini, tant'è vero che ha dato un contributo, come ha ricordato il pubblico ministero, anche nel processo Cavallini, ha dato un contributo all'individuazione della vicenda Hirsch, adesso non entro nel dettaglio ma il giudice mi comprenderà, che è un punto che è emerso proprio nel processo Cavallini, un elemento ulteriore che si è aggiunto e che viene utilizzato nella sentenza a sostegno della tesi accusatoria. Ma nello stesso tempo Vincenzo Vinciguerra rifiuta ogni collaborazione per quanto riguarda i soggetti che lui definisce in buona fede, duri e puri, come lui, per i quali ha un atteggiamento di protezione, di rifiuto di collaborare. Questo va detto. Il problema qual è? Che tecnicamente questa reticenza è un reato e riguarda proprio il punto nevralgico che dicevo all'inizio, cioè il collegamento fra il mondo delle versioni romana e il mondo delle versioni veneta. E guardate che prima del processo di Cavallini questo, il tema del collegamento fra queste due realtà, che poi in realtà sono unica realtà, perché costruiamo l'azione sostanzialmente a ordine nuovo, ha rappresentato un ostacolo terribile per l'accertamento della verità, per la descrizione diciamo del fenomeno complessivo della strategia della tensione. E quindi pur con tutte le dovute distinzioni fra i due soggetti che sono tratti a giudizio, qui oggi dobbiamo dire che anche Vincenzo Vinciguerra è responsabile del reato che gli ha scritto. Quindi io deposito le conclusioni a cui mi riporto e ne chiedo l'accoglimento. Grazie per l'attenzione. Abbiamo dato atto della presenza dell'avvocato Pieracciani. Va bene. Allora deposita conclusioni scritte e nota spese, l'avvocato Cecchieri. Bene, chi prosegue?
Allora, perfetto. Avvocato Andrea Speranzoni per la fonoregistrazione. Allora, in via preliminare, giudice, io e i miei colleghi del Collegio di Parte Civile depositiamo alla sua attenzione una memoria difensiva di sintesi di quello che andremo a dire e che illustreremo con una divisione dei temi oggetto della memoria, una copia ovviamente per la difesa degli imputati. Preciso subito che l'oggetto della nostra analisi riguarda l'articolo 384 del Codice Penale e la non applicazione dell'esimente, ripercorrendo e approfondendo anche a livello giurisprudenziale le argomentazioni esposte dall'Avvocatura dello Stato, se porti al giudice e al pubblico ministero. E il quadro probatorio del oggetto del reato contestato ai due imputati, cioè l'articolo 372 aggravato dal ter dell'articolo 384. Tenendo anche presente che siamo di fronte a un reato di pericolo e quindi la soglia dell'integrazione del momento perfezionativo e consumativo del reato attiene al concetto di pericolo nella forma astratta, non presunta chiaramente, ma riguarda sicuramente questo tipo di soglia vulnerazione del bene giuridico. Proprio dal vulnus al bene giuridico, già oggetto di analisi rispetto alla causa petendi negli atti di costituzione di parte civile, prendo le mosse. Siamo di fronte, inutile, lo sappiamo tutti, ma anche questa istruttoria dibattimentale ce l'ha plasticamente mostrato con le deposizioni in quest'aula, al reato più grave dal dopoguerra ad oggi, quindi nella storia repubblicana, la strage alla stazione ferroviaria di Bologna è il delitto più grave e per numero di vittime, parliamo di 85 morti e di 216 feriti, sulle cui ferite, come dire, si discute poco, ma noi avvocati di parte civile che assistiamo queste persone da anni sappiamo molto bene che ci sono delle gravissime lesioni fisiche in alcuni casi e delle lesioni, come dire, che non si vedono e di cui questi testimoni che sono sfilati davanti a questo tribunale hanno parlato, perché queste persone erano in una sala d'aspetto di una stazione italiana importante quel giorno, erano lì per prendere dei treni in moltissimi casi che li avrebbero portati in delle località dove le ferie erano il centro di quel viaggio. Abbiamo biografie che sono, come dire, transitate in quel posto e che sono state spezzate o gravemente lese da una mano assassina non comune. Siamo cioè di fronte a un reato gravissimo di natura politica, che non a caso nella poi riqualificazione che è stata rideterminata in fase di appello nel processo a carico di Gilberto Cavallini, ma nella qualificazione originaria oggetto di contestazione 285 ha come finalità non solo la strage per che colpisce un numero indeterminato e altissimo di persone, ma ha la finalità di sovvertire l'ordine costituzionale, cioè il cosiddetto elemento soggettivo subspecifico di cui all'articolo 285. Cioè siamo di fronte, cioè, a un delitto che porta a una moltitudine di omicidi e di lesioni volontarie gravi e gravissime, che vulnera e ferisce anche un corpo sociale. Dico questo anche in relazione ai due enti pubblici che rappresento in questo processo, perché noi abbiamo delle, appunto, lesioni che riguardano anche gli interessi diffusi nel territorio bolognese ed emiliano-romagnolo, incarnato dalle articolazioni dello Stato che sono il Comune di Bologna e la Regione Emilia-Romagna. E abbiamo quindi una ferita anche a un corpo sociale che viene colpito e vulnerato dall'attentato del 2 agosto 1980.
Tutta questa premessa ritengo sia importante ribadirla e sottolinearla, non tanto per dire a questo giudice che ben conosce i fatti e la sentenza che è entrata a far parte di questo processo, che cos'è l'attentato terroristico del 2 agosto 80, ma per offrire una interpretazione, un parametro di quantificazione e di valutazione del danno delle false testimonianze oggetto di contestazione in relazione alla gravità del fatto e della assoluta necessità di un accertamento ampio con tutto quello che implica un corretto andamento dell'amministrazione della giustizia su questi fatti. Anche su questo, come dire, c'è una storicità giudiziaria, non una storicità tout court, che non è oggetto di valutazione in un'aula di giustizia, ma una storicità giudiziaria che ci mostra un'altrettanta assolutezza di ostacoli frapposti all'accertamento della verità. Non ci sono casi giudiziari comparabili, paragonabili a quello del 2 agosto 80, che abbiano avuto così tanti episodi di condizionamento, depistaggio, frapposizione di ostacoli e manipolazioni volte a impedire la verità su questi fatti. Anche i fatti di falsa testimonianza di cui valutiamo oggi le condotte si inseriscono nell'alveo di questi tentativi di condizionamento e di impedimento all'accertamento pieno della verità che nella storia, ribadisco, giudiziaria del 2 agosto 80 caratterizzano il rapporto fra chi questa verità cerca e chiede e gli attori, in questo caso processuali, i testimoni, che hanno l'obbligo di rispondere secondo verità, secondo i criteri del 197 bis nel caso che ci occupa e che vedremo poi sarà la mia collega Lisa Baravelli ad affrontare il 384 e la prima parte di questa memoria che abbiamo depositato, la non applicazione, la non integrazione dell'esimente di cui all'articolo 384. Aggiungo, rispetto a quanto ha detto già con grande precisione e nitore l'Avvocato dello Stato, che Luigi Ciavardini il 4 ottobre del 1980 dichiara a verbale, ed è un verbale agli atti, la propria responsabilità sui fatti del 28 maggio 1980, sui fatti del Giulio Cesare. Pertanto il tema delle cure che gli vengono prestate in una clinica privata di Roma, verbale di Cecilia Loreti, dichiarato di Cecilia Loreti, ribadito in quest'aula, e da parte di un medico veneziano, sono uno dei temi centrali proprio di quella rete di protezione a cui faceva riferimento l'avvocato Andrea Cecchieri, che rappresenta lo Stato. Su questo tema, ecco, io mi soffermerò e mi soffermerò sulla figura del medico veneziano. La parte romana verrà seguita ed esposta dall'avvocata Merluzzi, la posizione di Vinci Guerra dall'avvocato Forti. Allora, la figura del medico veneziano oggi e già all'epoca della deposizione di Luigi Ciavardini nel processo presupposto assume e assumeva una particolare rilevanza, perché già all'epoca della deposizione avevamo non solo ovviamente il giudicato penale di condanna irrevocabile dal 19 ottobre 1993 sui fatti del cosiddetto poligono del tiro a segno di Venezia, del Lido di Venezia, ma avevamo già l'irrevocabilità del 20 giugno 2017, sono sentenze che questa difesa si è peritata di offrire a questo tribunale, di Carlo Maria Maggi come mandante della strage di Piazza della Loggia a Brescia del 28 maggio, un'altra data che ritorna con quella del 28 maggio 80 e coincide la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Muoiono 8 persone dilaniate da un ordigno e altre 106 rimangono gravemente ferite.
Questa figura, quindi, del medico veneziano è una figura, potremmo anche dire, innecessaria da individuare rispetto alla natura di reato di pericolo di cui stiamo parlando, ma direi che nella ricostruzione di quella rete di protezione di cui INAR e terza posizione beneficiavano, attenzione, dal 1978 al 1982, poi vedremo perché queste due date devono essere precisamente indicate, ha avuto un ruolo importante, e importante proprio nelle cure prestate a Luigi Ciavardini a seguito dei fatti del Giulio Cesare del 28 maggio di quell'anno. Parlare di Carlo Maria Maggi significa cioè parlare di uno dei perni dello stragismo italiano che da Piazza Fontana in avanti ha caratterizzato il condizionamento politico attraverso la violenza politica di estrema destra nel nostro paese. Lo spiega molto bene la sentenza passata in giudicato nel 93 sui fatti del cosiddetto poligono del tiro a segno. Una sentenza, mi sia concesso questo giudizio, sul giudizio, incredibilmente ignorata nella storia giudiziaria del nostro paese, incredibilmente sottovalutata e poco letta nelle vicende eversive italiane. Una sentenza che condanna Carlo Maria Maggi e anche Carlo Digilio, lo dico incidentalmente, ma è un'incidentalità rilevante per la forza argomentativa che riguarda anche la posizione del medico veneziano, una sentenza che lo condanna per ricostituzione del disciolto partito fascista, derubricando il reato originariamente contestato, il 270 bis, in quest'altra fattispecie, basata, sul, come è noto, sulla 12ª disposizione transitoria e finale alla Costituzione repubblicana. Lo condanna a 10 anni di reclusione. Ma la cosa fondamentale è la motivazione che lo condanna e che è confermata in appello e in Cassazione, che stabilisce innanzitutto un tempus commissi delicti di questa associazione collocata fra il 78 e l'82, ma soprattutto nella parte emotiva di questa sentenza del 1988 della Corte d'Assise di Venezia, ripeto, poi confermata nei gradi successivi, l'attività di appoggio, la logistica, tutta l'attività, come dire, funzionale di questa associazione che ha l'epicentro in Veneto e a Venezia in particolare, è quella di dare supporto non in generale alle nuove leve della destra eversiva, ma alla banda Cavallini, a loro, cioè a quella banda armata dei NAR che ha la sua specificità nelle attività di Gilberto Cavallini e degli altri sodali. Il dato è particolarmente rilevante rispetto alla ferita di Luigi Ciavardini e all'appoggio che viene offerto da Carlo Maria Maggi, perché in quella sentenza troviamo un dato motivazionale che di questo parla. Cioè Carlo Maria Maggi nella vita era un medico che aveva un ambulatorio privato all'Isola della Giudecca, ne abbiamo individuato anche il numero civico, e aveva anche una funzione di medico all'ospedale Giustinian di Venezia, che è l'ospedale pubblico della città lagunare. In quella sentenza vengono a un certo punto, prima di quella sentenza, nelle investigazioni che precedono il giudizio veneziano dell'88, vengono sequestrate varie partite di pentotal, di una sostanza cioè che si utilizza in modo specifico per interventi chirurgici non particolarmente, diciamo, impegnativi, ma che devono garantire una gestione del paziente adeguata al tipo di intervento breve ma invasivo che viene fatta. E la cosa rilevante è che questo pentotal viene trovato nelle mani di un sostanzialmente collaboratore, eversore e collaboratore del medico veneziano di nome Mario Quaderni,
Incidenter tantum, il nome di Mario Quaderni è anche, lo dice la sentenza, annotato nell'agenda di Gilberto Cavallini. Mario Quaderni, braccio destro di Carlo Maria Maggi, in quella motivazione di sentenza si occupa anche di far sparire l'esplosivo T4 che viene individuato nell'area del poligono del tiro a segno del Lido di Venezia. Esplosivo T4 è quello usato nell'attentato del 2 agosto 1980. Mario Quaderni, che di professione faceva l'infermiere ed era uno degli stretti collaboratori di Maggi, non sa dare una spiegazione del fatto che gli viene trovato questo pentotal in casa, dà delle spiegazioni false che vengono anzi rilevate dalla parte emotiva di quella sentenza dell'88, e le spiegazioni sono, erano degli scarti di materiali che l'ospedale buttava via, eliminava, mi sono premurato di conservare queste fiale di pentotal. L'indagine in realtà accertò, e la motivazione da conto, che all'ospedale Giustinian di Venezia il pentotal non era in uso, non era quindi mai stato acquistato. Il cosiddetto segaossi, anche questa è un'espressione importante e interessante, un'espressione diciamo tipicamente veneta per indicare un medico che si occupa magari di attività che non sono esattamente quelle della sua specializzazione, questa espressione lo dirà anche la sentenza con grande attenzione, quella dell'88 è una sentenza molto attenta, viene individuata in alcune lettere che scrive Marcello Soffiati e dove menziona Maggi espressamente come segaossi, ma questa definizione, come dire, gergale la troviamo anche utilizzata da Walter Sordi e vado a memoria da Sergio Lattini come espressione per individuare proprio quel soggetto lì. Quindi sul piano logico noi possiamo dire che Carlo Maria Maggi è un medico veneziano che per il giudicato penale di condanna sui fatti del poligono di Tiro dà l'appoggio logistico con l'associazione neofascista attiva fra il 78 e l'82 alla banda Cavallini, dà le sue, come dire, prestazioni mediche clandestinamente a favore proprio dei feriti di quella organizzazione, di quella banda armata, e su quel nome, in relazione alle cure prestategli per i fatti del Giulio Cesare, Luigi Ciavardini preferisce il silenzio e in ogni caso preferisce il silenzio sui nomi dei due medici, se vogliamo arretrare nella questione, non occupandoci di Carlo Maria Maggi, non fa i nomi dei due medici che lo curano rispettivamente nell'immediato dei fatti del 28 maggio nella clinica privata romana e successivamente in Veneto. Nella memoria difensiva abbiamo riportato con più precisione, con riferimenti anche alle pagine della motivazione veneziana, quelli che sono proprio i passaggi a cui ho fatto riferimento. Abbiamo approfondito anche questa figura rispetto all'evoluzione del movimento eversivo Ordine Nuovo e alle interconnessioni emerse in quel processo fra la struttura clandestina di Ordine Nuovo negli anni 78 e 82 e i gruppi della destra eversiva NAR e Terza Posizione. Io qui concludo, anche per non sottrarre gli argomenti ai miei colleghi, e concludo depositando in relazione alle parti private che qui difendo e ai due enti pubblici conclusioni che do per lette e nota spese. Grazie. Allora, diamo atto del deposito di conclusioni scritte e nota spese anche da parte dell'avvocato Speranzoni. Chi prosegue? Avvocato Baravelli. Avvocato Baravelli per la difesa della parte civile, buongiorno. Io, come è già stato anticipato, tratterò un po' il tema della causa di non punibilità di cui è l'articolo 384, ma non solo, anche nello specifico dell'articolo 197 bis, a seconda del quale è stato sentito l'odierno imputato Ciavardini, in quanto i due nuclei, diciamo, giuridici che potrebbero sorreggere la
difesa dell'imputato Ciavardini riguardano appunto da un lato le previsioni di quell'articolo 197 bis e dall'altro la previsione di quell'articolo 384. Il primo articolo, il 197 bis del codice di procedura penale, indica al primo comma che l'imputato del reato connesso o collegato può sempre essere sentito come testimone. Ora, questa previsione prevede poi una deroga al comma quarto, qualora appunto l'imputato abbia negato in quel processo, in quel procedimento, la propria responsabilità. Nel caso di specie, come è già stato poi riferito, Luigi Ciavardini, in relazione da un lato ai medici che lo curarono a seguito dell'attentato al Giulio Cesare, ha affermato la propria responsabilità dapprima nel verbale del 4 ottobre del 1980, quindi quasi immediatamente successivamente al suo arresto, e ha continuato a rivendicare, ad ammettere la propria responsabilità per questi fatti in tutti i verbali successivi, fino anche al processo presupposto a quello odierno e in particolare nelle udienze del 6, del 9 e del 16 maggio del 2018. Che il tema relativo ai medici che lo curarono a seguito dell'attentato sia appunto afferente a tale fatto, a tale vicenda, è pacifico, si ritiene, in quanto appunto l'esigenza di curare questa ferita che lui si era provocato nasce proprio da questa circostanza. Quindi non tornerò su questo aspetto perché ritengo sia già stato completamente delineato. Per quanto riguarda poi i covi, aggiungo che è lo stesso Luigi Ciavardini ad affermare più e più volte nei propri verbali che la necessità appunto di rimanere nascosto in un covo e anche l'esigenza riferita a lui stesso da parte dei suoi concorrenti nella strage successivamente, Mambro, Fioravanti e Cavallini, l'esigenza di tutelarlo appunto all'interno di un covo e che non venisse individuato era appunto riferita alla ferita che allora era ancora visibile e rimarrà visibile seppur celabile con l'utilizzo di occhiali molto larghi, ma rimarrà comunque visibile lungo tutto il periodo di giugno e di luglio del 1980 fino a poi all'agosto. Pertanto anche per questo nucleo di argomentativo la necessità di reperire un covo e di rimanere nascosto nel periodo estivo, in particolare nel mese di luglio, che è il periodo più lungo in cui lui viene appunto a usufruire dei covi garantiti da Gilberto Cavallini, era proprio legata anch'essa alla ferita provocata a seguito dell'attentato al Giulio Cesare. Pertanto su tali aspetti, in ordine all'articolo 197 bis del codice di procedura civile, si ritiene che, essendo che essendo che il Ciavardini stesso ha sempre ammesso la propria responsabilità, egli avesse nel processo a carico di Gilberto Cavallini l'obbligo di dichiarare, l'obbligo di rispondere e l'obbligo di rispondere secondo verità. Su questo aspetto interviene anche la giurisprudenza a corroborare tale tesi, la giurisprudenza che abbiamo comunque riportato in memoria e che afferma che l'imputato di un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, qualora nei suoi confronti sia stata nel frattempo pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi del 444. Ma la giurisprudenza aggiunge anche un altro aspetto che ritengo molto rilevante. In particolare la sentenza del 7 maggio del 2003 della sesta sezione della Cassazione, dopo aver ribadito a sua volta che una volta irrevocabilmente definita la posizione dell'imputato del processo connesso collegato, egli può essere sempre chiamato a deporre. Aggiunge ancora però che questa conclusione risponde a una necessità che è quella di bilanciare nel processo due esigenze. Da un lato l'esigenza del testimone
imputato del procedimento connesso o collegato di non ledere se stesso attraverso le proprie dichiarazioni, dall'altro l'esigenza di acquisire fonti di prova e di arrivare a un pieno accertamento della verità nel processo in corso. Nel bilanciare queste due esigenze, la Cassazione dice, ritiene che l'esigenza di non ledersi nella specie è recessiva una volta concluso irrevocabilmente il procedimento. Pertanto è la Suprema Corte a rispondere e a venirci in aiuto nel interpretare queste norme. Per quanto riguarda poi il secondo nucleo, che è quello dell'articolo 384, qui si tratta di stabilire se una volta riscontrato che appunto il testimone ha l'obbligo di riferire, egli possa avvalersi della causa di esclusione della punibilità di cui è l'articolo 384. L'articolo 384, che conosciamo bene, afferma che il testimone non è punibile che ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all'onore. Ora dobbiamo chiederci se le dichiarazioni, se le informazioni specifiche celate da Ciavardini attraverso la propria reticenza potevano comportare un ulteriore nocumento alla propria libertà, quindi un'ulteriore accusa penale nei confronti di Ciavardini, o un documento al proprio onore. Partendo dal presupposto che è lo stesso Luigi Ciavardini ad affermare da un lato che i medici che lo coadiuvarono erano comunque medici vicini al gruppo NAR e quindi collegabili all'area della destra eversiva, lui semplicemente rifiuta di esprimere i nomi. Pertanto questa difesa ritiene che nessun ulteriore accusa penale potesse essere rivolta nel 2018 a Luigi Ciavardini nell'affermare, portare un contributo di piena e completa verità all'accertamento processuale, affermando quali erano i nomi delle persone che lo coadiuvarono. Ragionamento può essere poi trasposto anche per quanto riguarda la reperibilità appunto dei covi in cui egli si nascose, in particolare nel mese di luglio del 1980 fino all'agosto. Anche in questo caso infatti è proprio lo stesso Ciavardini a riferire che i covi gli vennero garantiti attraverso l'intervento di Gilberto Cavallini e che le persone che gli garantirono i covi erano persone vicine a Gilberto Cavallini e di sua conoscenza. Pertanto, anche in questo caso è lo stesso Ciavardini a inserire il contesto di protezione all'interno del gruppo NAR. Quindi non si capisce quale ulteriore documento potesse la rivelazione dei nomi specifici, ripeto, comportare nei confronti di Ciavardini, e a maggior ragione quale documento all'onore, considerando che Ciavardini si è sempre inserito a pieno titolo all'interno del gruppo NAR, così come del gruppo di terza posizione. Ha riferito lui stesso che i medici erano vicini al gruppo NAR e che le persone che lo ospitarono erano vicine a Cavallini, pertanto non si capisce qual è la lesione all'onore che può vantare, che può invocare Luigi Ciavardini. Per concludere aggiungo tra l'altro che anche in questo caso è la giurisprudenza a venirci incontro stabilendo quali sono i criteri di interpretazione dell'articolo 384, che in questo caso sono molto rigidi e precisi. La giurisprudenza afferma infatti che la causa di esclusione della pena opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale nei suoi confronti. E ripeto, qui non si vede quale accusa penale poteva essere nuovamente agita nei confronti di Ciavardini. Ma aggiunge ancora, a condizione che tale timore attenga un rapporto di derivazione del danno dal contenuto della deposizione rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile conseguenzialità e non di una semplice supposizione. Quindi tale danno doveva emergere direttamente dai nomi specifici che vennero richiesti a Luigi Ciavardini. Ancora aggiunge la giurisprudenza
che quello di quell'articolo 384 non può essere, l'articolo di 384 non può essere invocato sulla base di un mero timore, anche solo presunto, ipotetico, di un danno alla libertà e all'onore, implicando essa non solo un rapporto di derivazione dal fatto commesso, come abbiamo detto prima, dalle esigenze di tutelare detti beni, ma soprattutto che detto rapporto sia rilevabile sulla base di un criterio di immediata e inderogabile conseguenzialità e non di una semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare evitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera. Quindi concludo sostenendo che non vi era alcun pericolo né di nuova accusa nei confronti di Luigi Ciavardini, né di un danno al proprio onore, di una lesione del proprio onore, e che egli aveva piena capacità di testimoniare e pieno obbligo di riferire la verità. E riguardo al tema della verità, mi ricollego proprio al tema del danno che le parti civili oggi costituite hanno subito da tali menzogne. Ciò anche in riferimento all'imputazione relativa a Vincenzo Vinciguerra, per il quale invece il discorso sul 384 a mio parere non vale, non è neanche affrontabile, in quanto in quel caso le dichiarazioni non riguardavano assolutamente una vicenda in cui lui stesso era coinvolto. Ecco. Pertanto, dicevo appunto, il danno subito dalle parti civili, e abbiamo sentito in quest'aula numerose persone parlare della ricerca della verità come di un percorso attraverso il quale una ferita può, non dico rimarginarsi, ma quantomeno una persona trovare pace nella conoscenza della piena verità, ed è anche il presupposto sulla base del quale la giurisprudenza afferma il pieno diritto della parte civile nel processo presupposto a riconoscersi persona offesa dal reato di falsa testimonianza, proprio perché è interesse delle parti ed è necessario alle parti in un processo per una strage. Stiamo parlando di un processo di strage di matrice neofascista, eversiva, quindi in una situazione del genere è necessario per le persone, per i feriti, per le vittime, per i familiari, conoscere le ragioni che hanno condotto a questo attentato così grave. E questa necessità è emersa da varie dichiarazioni delle parti civili che abbiamo sentito. Riporto un breve stralcio delle dichiarazioni di Poli Patrizia, dove dice: potrebbe dire, riferito a Luigi Ciavardini, le cose che hanno messo di dire per chiudere una volta, per chiudere, insomma, per dare un senso a chi non c'è più, e vogliamo dire anche un po' per chiudere tutto questo. 43 anni non sono pochi, quindi c'è proprio questo senso di mettere un punto, di chiudere una vicenda non solo giudiziaria, attraverso appunto la ricerca della verità. Ritengo anch'io che questo danno non sia in questa sede quantificabile, tuttavia è un danno esistente, l'abbiamo percepito, l'abbiamo sentito dalle persone che hanno testimoniato, e vale anche per coloro che non sono riusciti a venire a testimoniare, forse anche perché questa sofferenza è anche maggiore. E tale danno deriva direttamente dalle dichiarazioni false o reticenti espresse o non espresse, nel caso della reticenza, dagli imputati, perché con la loro reticenza impediscono proprio questa ricerca di piena verità. Pertanto io deposito anch'io le mie conclusioni e note a spese alle quali mi riporto e concludo. Grazie. Allora, perfetto, allora avvocato Merluzzi. Sì, difesa di parte civile. Sì. Siamo davanti ad un processo che si è celebrato relativo ad una condotta di falsità e di reticenza consumatasi tra il 9 e il 5 maggio del 2018 su fatti che riguardano la più orrenda strage avvenuta il 2 agosto del 1980. Personalmente già questa temporalità rende chiara ed evidente la straordinarietà e la peculiarità
della complessità anche di un processo per falsa testimonianza che stiamo celebrando, per i diversi temi di prova che si sono toccati. L'istruttoria dibattimentale ha confermato, secondo questa difesa, l'integrazione della condotta di falsità e di reticenza e come, sotto un altro aspetto, anche sino ad oggi vediamo come determinate circostanze utili per arrivare finalmente ad una completa ricostruzione del fatto principale siano continuamente ostacolate. Non sono bastati i depistaggi che nel corso di 40 anni si sono verificati, ci ritroviamo nel 2024 a processare un ulteriore ostacolo all'accertamento completo della verità e senza risposte complete in merito alla terribile strage del 2 agosto 1980, l'accertamento sulla strage rimane, come ha definito perfettamente il presidente Leoni nella sentenza di primo grado Cavallini, un passato che non passa, e soprattutto questo passato che non passa ricade direttamente su tutte le vittime, i familiari delle vittime in primis, che portano addosso ferite, cicatrici, il peso e il dolore che, della violenza subita, indicibile. E questo peso che portano addosso e questo riaffiorare dei gravissimi traumi che hanno subito lo abbiamo visto direttamente per la voce e per aver preso atto anche delle reazioni di pianto e di emozione che sono state mostrate in sede di istruttoria dibattimentale. Ora, io mi occuperò brevemente del nucleo di condotta di falsità posta in essere da Luigi Ciavardini in merito alla omessa o comunque reticenza o impedimento nell'identificazione, la non dichiarazione dell'identificazione del medico che ha prestato le cure nell'immediatezza dei fatti occorsi il 28 maggio del 1980 con l'uccisione dell'appuntato evangelista. Ora, come presupposto e come mi hanno anche preceduto i colleghi, il presupposto principale è questo: le domande che vennero formulate a Luigi Ciavardini fanno riferimento a un fatto sul quale appunto vi è stata confessione, vi è una sentenza irrevocabile di condanna e pertanto su circostanze che in alcun modo hanno riguardato, possono anche indirettamente riguardare il fatto proprio di responsabilità per la strage alla stazione di Bologna. Perché il 28 maggio del 1980 inizia un percorso di un rapporto con Gilberto Cavallini, tra Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, quasi indissolubile, parte dall'omicidio evangelista e il 9 maggio del 2018, correttamente e logicamente, Luigi Ciavardini dichiara: certo, è stato nell'immediatezza e dopo l'omicidio evangelista è Gilberto Cavallini che in prima battuta si è occupato di me, quindi si è occupato di garantire o comunque di prestare ausilio a Luigi Ciavardini. Sempre nella dichiarazione del 9 maggio del 2018, a domanda del pubblico ministero in merito a quale fosse il medico curante di Roma che gli prestò nell'immediatezza le cure fisiche, Luigi Ciavardini risponde che il medico si identificava con Marco Calderoni. Il 16 maggio, quindi dopo una settimana, Luigi Ciavardini, preso atto anche di una lettura di un verbale che il pubblico ministero Gustapane gli lesse in sede di udienza, nel quale nel 1999 fu proprio Luigi Ciavardini a dichiarare che tale Marco Calderoni si doveva identificare in Gilberto Cavallini e che
In quel momento e fino al 1999 fu proprio Luigi Ciavardini a spiegare che il nominativo Marco Calderoni fosse un nominativo fittizio teso poi a tutelare i propri sodali, i propri appartenenti allo stesso gruppo eversivo o comunque. Quindi fu Ciavardini, alla contestazione del pubblico ministero Gustapane, Luigi Ciavardini inizia a rispondere dicendo che lui non aveva compreso le domande il 9 maggio, dopo due ore di esame testimoniale, non aveva ben compreso il senso della domanda, quindi rettifica e spiega che il medico Marco Calderoni in realtà era un nome fittizio, era il contatto per il medico curante di Roma, in realtà è Giorgio Vale, e noi questo nome Giorgio Vale tirato fuori in extremis lo vediamo in tutte le sentenze che lei per i motivi più disparati questo tribunale ha acquisito, e nel senso è sempre un nome di un soggetto deceduto che viene sempre la cui indicazione della cui indicazione è stata abusata da parte di tutti in extremis per tutelare o per correre ai ripari. Quindi Giorgio Vale. Appare evidente che non può essere considerato una sorta di rettifica delle precedenti dichiarazioni quanto assunto da Luigi Ciavardini, perché noi sappiamo che comunque il reato di falsa testimonianza o l'elemento materiale della condotta dovrebbe essere quello di viene integrata quando la discrasia tra il vero e il dichiarato incida sul vero soggettivo, cioè su quello che Luigi Ciavardini ha percepito, ha conosciuto. E allora che cosa vediamo? Vediamo che con l'esame testimoniale di Cecilia Loreti abbiamo un bagaglio conoscitivo che in realtà Luigi Ciavardini porta con sé anche nel 2018 riguardo al medico curante romano, cioè Luigi Ciavardini quantomeno secondo l'esame testimoniale, sulla base dell'esame testimoniale di Cecilia Loreti, comunque Luigi Ciavardini conosceva il luogo presso il quale venne curato. E ce lo rivela Cecilia Loreti. Cecilia Loreti ci dichiara e afferma che Luigi Ciavardini, subito dopo l'omicidio Evangelista, davanti a lei, a Marco Pizzari, poi ucciso sempre dai NAR nel 1981, dichiarò che appena a causa dell'omicidio Evangelista venne ferito all'occhio sinistro, dal sopracciglio sinistro sino al naso, e che venne immediatamente curato presso una clinica privata di Roma, oltre che da un medico, poi successivamente da un medico veneziano. E ulteriori riscontri, a quanto poi la testa di Cecilia Loreti gode di credibilità, attendibilità, quindi basterebbe anche solo questo elemento di riscontro, in quanto era in strettissimi rapporti con Luigi Ciavardini. Ulteriori elementi di riscontro ci sono consegnati dalle sentenze passate in giudicato che sono state acquisite da questo tribunale e soprattutto dalla sentenza della Corte d'Assise di Roma del 28 maggio del 90, nella quale si cristallizzano determinati fatti, tra cui anche il dichiarato di Cristiano Fioravanti, che deve ritenersi attendibile in quanto l'unica ritrattazione che egli fece fu solo della fonte diretta da cui apprese il fatto che Luigi Ciavardini fosse stato curato a seguito dell'omicidio Evangelista da un medico romano che si potrebbe, in questo processo a livello indiziario è emerso, si potrebbe identificare in Carlo Alberto Guida e che operava presso una clinica di Roma che si chiama Mater Dei. Ora, queste sono sentenze passate in giudicato, la cui attendibilità e credibilità è stata già sondata. E rispetto alla possibile identificazione, un altro aspetto vorrei aggiungere. Nella sentenza di primo grado del processo Cavallini
Emerge, e lo so che poi la sentenza di primo grado è stata confermata in appello, non è irrevocabile e può essere utilizzata solo come fatto processuale, tuttavia nell'ambito del processo principale rispetto al medico curante anche Valerio Fioravanti rese delle dichiarazioni e dichiarò che furono loro a mettere a disposizione un medico a Luigi Ciavardini. Anche questo dato unito al fatto che necessariamente Luigi Ciavardini il 16 maggio deve un po' ritrattare e rimodulare le vecchie dichiarazioni perché aveva chiaramente indicato Gilberto Cavallini come essere Marco Calderoni che lo avrebbe messo in contatto con il medico curante, va a rimodulare e identifica il tutto in Giorgio Vale. Comunque l'importanza dell'identificazione di questo medico sta nel fatto che vi sono riscontri indiziari che fanno propendere verso Carlo Alberto Guida. Carlo Alberto Guida era, rispetto agli atti documentali che sono stati prodotti, un ex appartenente all'MSI che insieme a Paolo Signorelli nel 75 fonda un movimento Lotta Popolare che trova consenso e adesione in modo trasversale in quanto propugnano questa nuova unità tra destra e sinistra e individuando una sorta di nemico nello Stato e non certamente nei loro contrapposti ideologici. Ora, Carlo Alberto Guida era molto legato a Paolo Signorelli, lavorava presso la Mater Dei e viene indicato da tutte le sentenze depositate in atti come medico che all'occorrenza era tempestivamente reperibile e curava gente appartenente all'area della destra eversiva, la curava in modo nascosto all'interno della propria clinica. Quindi io su questo poi su Carlo Alberto Guida mi fermo, vorrei solamente anche aggiungere una cosa, perché in istruttoria dibattimentale è stato toccato il tema, quindi io vorrei confrontarmi brevemente anche sull'esito dell'istruttoria dibattimentale quando è stato sentito l'ufficiale di PG Strano. Io rispetto, a parte che questa difesa ritiene che l'identificazione di Carlo Alberto Guida sia comunque un quid pluris che è emerso e che comunque l'identificazione in quel soggetto o meno non inficia di certo l'antigiuridicità e l'integrazione della condotta di falsità e di reticenza di Luigi Ciavardini. Quindi io mi confronto anche comunque con un tema toccato in istruttoria. A me intendo dire, appare secondo questa difesa un po' inconsistente il dato di emerso per il quale non sono stati l'ufficiale PG Strano non è stato in grado di acquisire liste dei pazienti o registri della Mater Dei in grado di appurare non so quale prova diretta dell'eventuale intervento chirurgico che Carlo Alberto Guida avrebbe dovuto appurare su Luigi Ciavardini, cioè nel senso è stato trattato la possibilità dell'adozione o dell'effettuazione di un intervento chirurgico su un terrorista subito dopo in prossimità di un omicidio dell'appuntato evangelista come un semplice paziente ordinario che prende appuntamento, viene registrato nei registri dell'accettazione della clinica e viene curato tranquillamente, forse magari attendeva pure in sala d'attesa. Quindi io ritengo che quell'aspetto dell'istruttoria dibattimentale sia totalmente inconsistente e non vada di certo a incidere sulla integrazione della condotta di falsità. Ora, un ultimo aspetto che è dato dal fatto che anche se certamente è sullo sfondo, si pone sullo sfondo, le relazioni e i rapporti tra Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini, senz'altro rispetto alla fattispecie di reato, si pone sullo sfondo. Io vorrei però affermare una cosa, il reato presupposto è il reato della strage alla stazione di Bologna, dove la complessità
le cointeressenze, i rapporti, eventuali coincidenze che sembrano apparentemente non essere legate poi alla ricostruzione completa del fatto, i tuoi oculi possono apparire completamente distanti, ma in realtà poi abbiamo visto che non lo sono, che consentono invece ad accedere, consentono di ricostruire in modo completo l'intera faccenda, che è complessissima. Quindi, e anche poi rileggendo la parte della sentenza di primo grado del dottor Leoni, viene spontaneo chiedersi: ma come mai nel 2018 ancora non Luigi Ciavardini, che si è professato innocente, che ha confessato di molti atti terroristici, ancora decide, sceglie di dire: io non vi rispondo, su un dato che non lo lede, che non incide assolutamente sulla sua responsabilità. Quindi le relazioni, e può essere anche, per me non è suggestivo, ecco, anzi per me ha anche una gravità di tipo etico, non lo so. Scoprire a livello documentale, io so la signoria vostra non ha acquisito tutti i documenti, però ha, nell'ordinanza ha affermato che è incontestata la circostanza che del rapporto del Cavallini nel percorso detentivo con le cooperative della moglie del Ciavardini. È incontestata la circostanza, certamente. Ed è incontestato, e con quella memoria noi abbiamo voluto essere corretti e riuscire a riscontrare documentalmente ogni singola parola che avevamo scritto. L'importanza, a mio parere, è che nel 2018, mentre Luigi Ciavardini rendeva falsa testimonianza e testimonianza reticente, lui con le sue cooperative, con le cooperative a lui riconducibili, pardon, però direttamente riconducibili alla moglie Germana De Angelis, ex appartenente a terza posizione, stavano consentendo all'imputato del processo principale la possibilità di svolgere lavoro e attuare e svolgere la misura alternativa al carcere. Questo non si può non vedere, non si può non considerare come almeno quantomeno contesto e sfondo sul quale si è integrata la condotta di falsità, perché appare un'anomalia. E quindi su questo io concludo e deposito conclusioni e note spese. Ovviamente si chiede il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e deposito. Qui diamo atto del deposito di conclusioni scritte e nota spese. All'avvocato Forte. Grazie per la registrazione, avvocato Forti, sì, del Collegio di Parte Civile. Mi accingo a concludere questo procedimento che io ho sempre considerato estremamente importante, non un procedimento collaterale ai procedimenti della strage, ma un procedimento che è simbolico del motivo per cui oggi, dopo oltre quattro decenni, si sta ancora lottando per cercare la verità completa e quindi la giustizia sul tremendo massacro che ha insanguinato questo paese e questa città in particolare. Questo in quanto la falsa testimonianza, lo abbiamo visto rispetto a quello che è stato dichiarato anche dai colleghi, è un reato di pericolo che si integra quando attraverso dichiarazioni mendaci o reticenti si pone un ostacolo all'organo giudicante per il raggiungimento della verità, un ostacolo anche potenziale. Tanto più grave quando il reato presupposto è un reato di strage, anzi, poi come è stata riformulata nel processo d'appello, un attentato alla Costituzione mediante strage, quindi l'articolo 285 del Codice Penale, perché in questo modo abbiamo leso quello che è il diritto che le parti civili, le parti offese, poi le parti civili, hanno al raggiungimento della piena e totale verità per ottenere la giustizia, che è un diritto di rango costituzionale legato
agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. Quindi questo è un processo estremamente importante nell'ambito della vicenda processuale che riguarda la strage di Bologna. È un reato subdolo che fa il paio con il reato di depistaggio, che è un reato con cui, quando ancora non esisteva tale fattispecie di reato, gli organi giudicanti hanno dovuto fare i conti. Venendo al merito, io naturalmente tralascio e sorvolo la posizione di Savardini, che è stata ampiamente e in maniera magistrale trattata da tutti i miei colleghi, ivi compreso, e quindi naturalmente mi associo a quanto detto finora anche in punto di diritto, soprattutto per quanto riguarda quei pilastri, quei confini forti che la giurisprudenza ha stabilito per l'applicazione dell'articolo 384, quindi lesimente. E quindi mi occupo, come era già stato preannunciato, della posizione di Vincenzo Vinciguerra. Vincenzo Vinciguerra è un personaggio particolare nell'ambito della eversione italiana, tanto che è necessario proprio tratteggiarne la figura facendo riferimento ad alcune pietre miliari dal punto di vista cronologico che hanno caratterizzato la sua vicenda eversiva, politica e, se vogliamo, anche umana. Vincenzo Vinciguerra è un personaggio apicale della formazione di Ordine Nuovo, in particolar modo della struttura veneto-friulana. È stato responsabile, si è reso responsabile, reo confesso, della strage di Peteano del maggio del 1972 e del di poco successivo e collegato dirottamento aereo di Ronchi dei legionari. Scusate, nel 1974, quando si rende conto che il suo gruppo di appartenenza ha forti collusioni con apparati deviati dello Stato, quindi Ordine Nuovo, se ne allontana e, tra l'altro, nel frattempo era emigrato prima in Spagna e poi in Sud America, si avvicina ad un'altra compagine che è quella di Avanguardia Nazionale e in particolar modo alla figura di Stefano Delle Chiaie. Quindi il 1974 è un primo anno di svolta. Quando però si rende conto che anche la compagine di Avanguardia Nazionale presenta collusioni con i servizi segreti, con apparati deviati dello Stato, si allontana anche da questa e si costituisce il 12 di settembre del 1979, data dalla quale all'epoca aveva solo la condanna per il dirottamento, data dalla quale di Ronchi dei legionari, e da questa data il Vinciguerra è ininterrottamente in carcere. È un caso unico nella storia dell'eversione italiana. Ma l'altro punto fondamentale è che nel 1984 decide di attribuirsi, a un nuovo punto di svolta, la responsabilità della strage di Peteano, dando inizio ad un fiume di dichiarazioni che darà un importantissimo apporto conoscitivo sulla vicenda eversiva italiana, sulle dinamiche delle compagini eversive e sulle collusioni che queste compagini avevano con settori infedeli alla Costituzione degli apparati di sicurezza dello Stato. Tanto per dare un esempio del grande apporto conoscitivo che ha dato, oltre all'attentato di Peteano, del quale si è assunto la responsabilità, anche il reale movente dei depistaggi che si sono verificati durante le indagini su questo episodio, che ha dell'incredibile, oltre ai collegamenti fra soggetti delle versioni di destra e servizi segreti, e cito in particolare Massimiliano Facchini per l'importanza che ha nella vicenda della strage di Bologna, con il capitano Labruna del SID. Ha dato importanti informazioni sull'organigramma del gruppo di Ordine Nuovo e dei collegamenti con quella sua sezione milanese che era il gruppo della Fenice, indicandone anche i referenti, i reggenti, come venivano chiamati, sul territorio italiano. Ha dato importanti informazioni anche su Carlo Maria Maggi, sul quale si è soffermato il mio collega, in rapporto alla formazione di Ordine Nuovo, una figura apicale, e anche i rapporti che Stefano Delle Chiaie e altri soggetti dell'estrema destra avevano con i regimi dittatoriali all'epoca al potere in America Latina. E non ha mancato neanche di dare informazioni sulle importanti sinergie e saldature operative che c'erano all'epoca storica in cui si è verificata la strage tra compagini eversivi, in particolar modo tra Ordine Nuovo,
avanguardia nazionale e terza posizione con la figura emblematica di Giuseppe Di Mitri. Quindi sostanzialmente un apporto conoscitivo enorme che si è tradotto in centinaia e centinaia di verbali, di pagine di verbali, dichiarazioni tutte credibili che non sono mai state smentite e la cui credibilità è stata riconosciuta da molte sentenze. E non fosse altro perché Vincenzo Vinciguerra, lo dicevo prima, è ininterrottamente in carcere dal 79 perché oltre a non aver interposto appello tra la sentenza di condanna per la strage di Peteano, non ha mai beneficiato di alcun istituto premiale per i collaboratori di giustizia né per gli istituti di diritto penitenziario di cui qualsiasi detenuto può beneficiare quando ha scontato, se vi sono naturalmente i requisiti, una parte della pena. Quindi si allontana ogni dubbio sulla un movente, diciamo, opportunistico per ottenere quindi benefici di qualsiasi tipo. E però le stesse sentenze che hanno ritenuto credibile le dichiarazioni hanno rilevato delle reticenze, parecchie reticenze. La stessa sentenza del processo presupposto, che ha fatto proprio anche un'analisi della commissione parlamentare, mi pare dell'undicesima legislatura, ha fatto riferimento al fatto che Vincenzo Vinciguerra ha sempre omesso di fare nomi di soggetti che riteneva vicini alle sue posizioni politiche e scegliendo anche il momento, quindi il momento che era indipendente dalle esigenze di giustizia, per fare le proprie dichiarazioni. Dichiarazioni quindi reticenti, sempre reticenti, mai false, come lo stesso Vinciguerra ci ha tenuto a precisare nel procedimento presupposto, ma anche in altri, e mai quindi dichiarazioni mendaci. Questo perché? Perché Vincenzo Vinciguerra, fin dai tempi in cui si è costituito, ha ritenuto che il mondo delle versioni di destra non era più il suo mondo, perché aveva preso coscienza che era colluso con gli apparati dello Stato e addirittura in un'affermazione piuttosto dirompente fatta nel procedimento presupposto ha dichiarato che non c'è differenza tra lo Stato, ora io correggerei tra gli apparati deviati dello Stato e le versioni di destra, le formazioni di destra, ivi compreso il movimento sociale, e finché non si prenderà atto di questo lui avrà sempre questa posizione. Quindi non è una posizione del classico collaboratore di giustizia del pentito, è una posizione che costituisce un unicum nel panorama, non voglio dire delle versioni, ma anche della giustizia italiana. Lui non ha mai riconosciuto lo Stato italiano, lui è un puro, si definisce un nazional rivoluzionario puro e quindi non fa i nomi di chi considera come tale anche altri soggetti. Ed è quello che è successo proprio in questo processo, quando, confermando una scelta già fatta nell'agosto del 1980, quando rifiutò di fare i nomi di quattro soggetti che aveva incontrato durante la detenzione e che gli avevano riferito che Giuseppe Valerio Fioravanti e Gilberto Cavallini fungevano da trade union, quindi da collegamento tra la compagine veneta di Ordine Nuovo e la compagine che faceva riferimento quindi a Massimiliano Facchini e la compagine di Tivoli e Romana sempre di Ordine Nuovo, che invece faceva capo a Paolo Signorelli. Questo chiaramente incide moltissimo sul tema probandum del processo presupposto, che doveva fare luce sulle responsabilità di Cavallini e delineare il contesto eversivo nel quale veniva maturata una strage che per forza di cose non poteva essere eseguita, perpetrata solo da quattro persone, ma presupponeva un contesto eversivo piuttosto complesso nella quale la strage veniva ideata, eseguita con tutti gli appoggi di natura logistica e di ogni tipo rispetto alle armi, ai covi e quant'altro che era necessario, e quindi poneva in questo senso un grave contrasto all'accertamento della verità sia pure potenziale rispetto alle responsabilità di Cavallini e al contesto nel quale il soggetto agiva.
Quindi sostanzialmente Vinci Guerra ha creato quindi un vulnus anche rispetto al processo presupposto per l'accertamento della verità, un vulnus che è stato percepito anche dalle stesse parti civili, e io rimanderei alle dichiarazioni fatte da Paolo Lambertini e Paolo Bolognesi rispetto a questo tema specifico, i quali hanno pur riconoscendo il contributo conoscitivo dato dal Vinci Guerra, hanno comunque colto il pericolo, il vulnus che la reticenza di Vinci Guerra poteva creare quindi nel raggiungimento della verità e quindi della giustizia, sempre un binomio che deve essere sempre tenuto insieme, non c'è giustizia se non c'è il completo raggiungimento della verità. Quindi Vinci Guerra stesso ha ammesso, quindi non ci sono troppe discussioni sulla integrarsi del reato, ha scritto, ha ammesso lui stesso, confermando l'atteggiamento avuto già dal 1980, la sua reticenza, dichiarando addirittura che sarà, se sarà necessario, sconterà la pena dopo l'ergastolo, quindi con un certo fatalismo, e quindi il reato viene integrato sia nel suo elemento soggettivo sia nel suo elemento oggettivo. Abbiamo il corpo del reato agli atti, che è costituito dalle trascrizioni. Non spendo parole sulla presenza di un'eventuale presenza di un esimente, in quanto il Vinci Guerra, quantunque sentito ai sensi dell'articolo 197 bis, non correva alcun pericolo di nessun tipo rispetto alla una possibile lesione del suo onore e né tantomeno ovviamente della libertà, suona quasi ironico in questo caso, e quindi non vi è dubbio sulla responsabilità penale del Vinci Guerra. Se mi è consentito, anche due parole rispetto al danno, rispetto all'aspetto del danno, in particolar modo con riferimento alle parti civili da me rappresentate, soprattutto da quelle a me sentite. È ovvio che il danno subito dal reato di cui si discute in questo processo è una proiezione del danno patito a causa del reato presupposto. Allora, le persone che abbiamo sentito, per quanto mi riguarda, ho cristallizzato alcune delle dichiarazioni fatte che colpiscono di più. Ad esempio, il Bonora Ivan ha detto che ha perso il padre nella strage all'età di 7 anni, ricorda il padre più che come padre, come vittima della strage. De Marchi Angelo Valentino e De Marchi Mario Gaetano sono due fratelli che hanno perso madre e fratello, hanno dichiarato che da quel momento lì è cambiato tutto, sono stati abbandonati tutti i progetti e tutti i sogni di persone che all'epoca erano giovani, quindi avevano la vita davanti. Vaccaro Maria e Vaccaro Rita, che hanno perso madre anch'esse e fratello, sono vittime tuttora di sensi di colpa, già la sindrome del sopravvissuto, ma in particolare Vaccaro Maria, che doveva andare in stazione con la madre a prendere una parente, non è andata per una decisione dell'ultimo momento e ha avuto salva la vita per questo, e ancora oggi risentono di queste incredibili sensi di colpa che si ripercuotono sui figli e creano ancora oggi insicurezza e attacchi di panico. Lauro Patrizia, anch'essa si sente oggi, ancora oggi inadeguata, si sente ancora oggi vittima anch'essa di attacchi di panico e di sensi di colpa, senza contare Ciampaglia, Fulvi e Procino Antonio, che sono stati direttamente coinvolti nella strage, quindi feriti o fisicamente o comunque psichicamente. Tutte queste persone hanno fatto della ricerca della verità una battaglia della vita, quindi il danno che hanno subito, vedremo poi che tipo di danno, viene ravvivato e implementato nel momento in cui un evento come quello di cui oggi è processo viene a allontanare la ricerca della verità, cioè della loro missione di vita, e quindi rivive
e si implementa di nuovo. Quale danno? Sicuramente un danno esistenziale, cioè un danno alla serenità, alla qualità della vita, un danno che viene, si esprime anche rispetto alle relazioni dal punto di vista dinamico relazionale. Io faccio riferimento all'elaborazione giurisprudenziale sul danno esistenziale che la Cassazione civile ci ha dato, e anche la dottrina, a dir la verità, dal 2003 fino alla sentenza delle Cassazioni Sezioni Unite del 2008, che hanno un po' ordinato quella che è la grande famiglia del danno non patrimoniale. Ma accanto a questo, sempre questa elaborazione giurisprudenziale dice anche che non è sovrapponibile il danno morale, che il danno morale è più interiore, quindi sostanzialmente più diciamo nella sfera interiore del patimento, del patema d'animo e dello sconvolgimento psichico, del turbamento psichico che ogni soggetto ha a causa di questo evento, ripeto, ravvivato da gli eventi di cui si è parlato in questo processo. Quindi io concludo depositando anch'io nota spese e conclusione. Quindi il deposito di conclusioni scritte e nota spese. Allora, chi inizia dei difensori? Prego, allora, avvocato Ulisse. Sì. Giulia, parto con una piccola premessa. Come ho detto prima, io purtroppo ho avuto 4 giorni per ricostruire 40 anni di storia, quindi mi perdonerete se io non mi soffermerò su quella che è la ricostruzione storica dei fatti. Anche perché ritengo che anche per l'analisi di questo fatto contestato oggi al signor Vinci Guerra non sia neanche necessario ripercorrere tutti gli episodi accaduti. E mi sento anche di dire, giudice, che a mio parere questo processo che si celebra oggi a carico del signor Vinci Guerra, a parere di questa difesa, rappresenta un accanimento processuale. E dico questo perché arrivo subito al punto. Sappiamo tutti che il reato di falsa testimonianza è un reato di pericolo, come è stato anche specificato al pubblico ministero, ma comunque è necessario che la condotta sia in qualche modo idonea ad influire sull'esito del processo. Sull'esito del processo in cui appunto viene resa quella falsa testimonianza o la reticenza, come è meglio definire la condotta oggi contestata. E al signor Vinci Guerra viene contestato di aver omesso il nome di persone da cui avrebbe saputo di rapporti esistenti tra il signor Cavallini, Fioravanti e Signorelli. Di averlo omesso nell'udienza del 16 ottobre 2019 davanti alla Corte d'Assise di Bologna. Questo è il fatto che viene oggi contestato. E anche leggendo quelle che sono le conclusioni del Pubblico Ministero e la memoria depositata agli atti al Pubblico Ministero, si evince chiaramente, e cito le parole del Pubblico Ministero, che i rapporti fra Signorelli, Fioravanti e Cavallini sono rapporti processualmente accertati. Il pubblico ministero dice, ho indicato in atti, ci sono una serie di dati processuali consolidati che non mettono in discussione questa circostanza. E in effetti, nella memoria depositata, il pubblico ministero cita passaggi della sentenza numero 4 dell'88 emessa dalla Corte d'Assise di Bologna, in cui è stato accertato il rapporto sussistente tra Signorelli, Fioravanti e Cavallini. E allora, giudice, la mia domanda sorge spontanea. Qual era la rilevanza di quella informazione del processo celebrato nel 2019? Rilevanza, intendo rilevanza ai fini di efficacia probatoria di quell'informazione, posto che quel rapporto tra questi soggetti era stato già interamente accertato già nel 1988. Discorso diverso poteva essere fatto nell'84. Quando Vinci Guerra rese le stesse dichiarazioni dinanzi al giudice istruttore, essendo reticente su quei nomi. Lì probabilmente poteva esserci un pericolo per l'esito del processo,
perché parlavamo di tempi in cui determinati rapporti non erano stati ancora accertati, in cui sussistevano delle forti lacune in merito ai collegamenti tra le varie organizzazioni, ma non può in alcun modo ritenersi quell'informazione necessaria nel processo del 2019. Quindi io ritengo che ci sia in primis un problema di offensività della condotta, se valutata con riferimento al procedimento, al processo dinanzi alla Corte d'Assise di Bologna, e perché quell'informazione non era rilevante ai fini dell'accertamento. Per questa ragione ritengo che la condotta era inidonea a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma. Passo poi a valutare un altro aspetto, come già anticipato da tutte le parti civili e dallo stesso pubblico ministero, il signor Vinci Guerra ha sempre assunto una posizione particolare. Assume una posizione particolare perché è un ergastolano che sta pagando per i propri crimini, che ha sempre, ritengo che si possa dire, collaborato con la giurisdizia per andare a fornire informazioni relativamente proprio a quello che è il tema ancora aperto, come definito prima dalla parte civile, il tema ancora aperto che riguarda i collegamenti tra i vari nuclei della destra eversiva e apparati dello Stato. Ha fornito molteplici informazioni utili alla ricostruzione di questi fatti. La magistratura ha goduto di queste informazioni, ha goduto senza dover dare mai nulla in cambio, perché il signor Vinci Guerra non ha mai chiesto nulla. Il suo unico scopo, ed è stato più volte ribadito questo dal Vinci Guerra, era fare emergere i rapporti sussistenti tra i vari nuclei della destra e gli apparati dello Stato. E l'ha fatto rendendo delle dichiarazioni che sono state sempre considerate attendibili. E anche in quell'udienza del 16 ottobre 2019 ci sono 156 pagine di trascrizioni in cui lui ha fornito nomi, date e ricostruzione di collegamenti tra i vari nuclei, e poi viene portato a giudizio per una reticenza che, a parere di questa difesa, poteva essere considerata penalmente rilevante nell'84 e non nel 2019. E poi ho sentito i discorsi relativi alla inapplicabilità dell'articolo 384 del codice penale, e però ritengo anche di dover fare una precisazione. Paolo Signorelli è stato un soggetto ambiguo, soggetto che è stato definito anche dalle stesse parti civili un esponente molto importante del mondo neofascista, con collegamenti importanti ad alto livello all'interno dello Stato. E quindi, in via ipotetica, non ritengo per quale motivo non si possa appunto ipotizzare che il Vinci Guerra abbia taciuto quei nomi perché temeva per la propria incolumità, temeva delle ritorsioni nei suoi confronti. È emerso anche agli atti che familiari del signor Signorelli hanno presentato denuncia querela nei suoi confronti del signor Vinci Guerra. E in via ipotetica ritengo anche che si possa ritenere che dubbi ci possono essere anche in merito a un'eventuale responsabilità penale che poteva emergere a suo carico indicando quei nomi, anche perché preciso che il Vinci Guerra è stato sentito come testimone, no, ai sensi dell'articolo 197 bis. Quindi, giudice, io mi sento di dire che proprio in ragione del fatto che parliamo qui di una persona che ha fornito sempre un contributo importante alla ricostruzione non solo dei fatti relativi alla strage di Bologna, ma di tantissimi altri collegamenti tra organizzazioni anche a livello internazionale, procedere oggi per questo capo di imputazione sia, appunto, come ho detto prima, un accanimento processuale. E ritengo che il reato di falsa testimonianza non solo non sussista perché la condotta non è idonea a mettere in pericolo quello che è il bene giuridico tutelato dalla norma, ma ci siano, come ho detto prima, anche dei problemi in relazione all'aspetto soggettivo che non possono essere sottovalutati tenendo conto del contesto in cui ci si trova.
Per tutte queste ragioni io ritengo che per la persona che si è mostrata essere il signor Vinci Guerra, per l'apporto che ha dato alla magistratura, in questa sede bisogna ragionare con onestà intellettuale e non posso, in ragione di questo, che richiedere una sentenza di assoluzione nei confronti del signor Vincenzo Vinci Guerra, con la formula ritenuta più opportuna, sia essa perché il fatto non sussiste, sia perché l'imputato il fatto non costituisce reato. Un ragionamento andrebbe fatto anche con riferimento a un altro aspetto, cioè parte della giurisprudenza ritiene che la reiterazione di una falsa testimonianza in fase successiva del medesimo procedimento integra un unico reato che si configura quando quella falsa testimonianza viene resa per la prima volta. Ora, è vero che qui non ci troviamo in senso stretto in uno stesso procedimento, ma parliamo comunque dello stesso filone processuale. Quindi io ritengo che se proprio si voglia parlare di una reticenza rilevante, come ho già detto, doveva essere quella dell'84. E anche ragionando in questo senso, non potrebbe che considerarsi prescritto il reato, facendo riferimento a quella che è stata la prima dichiarazione identica a quella fatta nel 2019. In estremo subordine non posso che associarmi da questo punto di vista alla richiesta del pubblico ministero che richiede l'applicazione dell'attenuante di cui è l'articolo 384 ter comma 2 in equivalenza alla contestata aggravante alla recidiva e il minimo della pena. Grazie. Prego, avvocato. Buongiorno, avvocato Ettore Piracciani per Luigi Ciavardini. Allora, io all'atere della mia discussione depositerò una memoria che ovviamente darò anche alle altre parti e anticipo a questo tribunale che io cercherò di essere quanto più breve nella mia discussione proprio perché ho una memoria dove puntualmente approfondisco tutti gli elementi tecnici in maniera più puntuale, però diciamo che a fronte di una richiesta del genere, a fronte del tipo di processo rispetto al quale io debbo confrontarmi, qualche circostanza in questa sede la dovrò spendere. E la prima premessa che faccio, ne ho due, la prima riguarda l'inutilità di questo difensore in questo processo sino ad oggi. E perché dico forse di non essermi mai sentito così inutile in una aula di giustizia. In primis rispetto al confronto che ho avuto con colleghi che occupano questa aula, che senz'altro su fatti specifici hanno un'esperienza e uno spessore professionale di ben altra caratura rispetto al sottoscritto, il quale diciamo il 90% dei fatti di cui si parla li può aver letti, li può aver interpretati, ma è un conto viverli direttamente, è un conto sentirli raccontare. E sotto altro profilo, per quanto diciamo attiene l'istruttoria dibattimentale, che a mio avviso viene un po' riassunta nella memoria del pubblico ministero, cioè l'istruttoria dibattimentale che a me ha colpito profondamente sotto il profilo storico, sotto il profilo anche professionale e soprattutto umano, perché io ribadisco, ma questo lo affronterò anche in un secondo momento, cioè il mio ruolo in questa sede è difendere un soggetto che quanto la giustizia gli ha comminato, ha espiato e pagato il proprio conto della giustizia. E quindi ritengo che sia diciamo, abbastanza complesso difendere un soggetto per cui un tribunale, una corte d'appello si è pronunciato per un fatto così grave. Perché qui è indiscutibile che io, anche difendendo il Ciavardini, ma penso anche la collega difendendo il Vinci Guerra, cioè ognuno di noi condivide il dolore di queste persone, lo condivide diciamo astrattamente, perché nessuno di noi può comprendere che dolore si abbiano provato queste persone. E io nella mia premessa proprio preciso che non mai nella mia discussione cercherò di porre in dubbio questo aspetto, però devo fare il mio lavoro e probabilmente come il mio assistito in sede del, diciamo, di testimonianza del processo Cavallini, anch'io mi renderò probabilmente antipatico, però lo faccio nell'esercizio della mia professione e non è per ledere assolutamente l'onore o l'onorabilità di queste persone.
E dico questo, giudice, perché appunto rispetto alla mia inutilità in questo processo, il secondo tema per il quale mi sento inutile è appunto l'istruttoria dibattimentale, che a mio avviso ha portato ad accertare, e qua si badi bene a quello che dico, ciò che il Ciavardini avrebbe dovuto dire. Perché io questo fino ad oggi ho sentito. Cioè, questo è un processo che, per quanto mi riguarda, poteva essere chiuso in un quarto d'ora. Ma l'istruttoria dibattimentale è stata funzionale ad accertare ciò che il Ciavardini avrebbe dovuto dire. E perché dico questo? Perché non posso immaginare, proprio per la caratura, lo spessore professionale dei miei colleghi, che si è andati a individuare il numero civico di un laboratorio, di un asserito medico che avrebbe dovuto curare il Ciavardini, e non ci si è confrontati in una maniera altrettanto puntuale, a mio avviso, su il processo. Il processo di oggi è il capo di imputazione. Il momento del commesso reato è il 2018, non il 1980. Perché, giudice, è evidente che è un processo dopato dal processo presupposto. È un processo che è ovvio che gronda di pregiudizio per il procedimento presupposto. Perché ora glielo dico in parole povere e poi glielo specificherò in maniera più approfondita e tecnica. Ma veramente mi si vuol dire e far credere a me, ma soprattutto a voi, che le dichiarazioni, diciamo, le domande, mi scusi, fatte dal pubblico ministero nel processo Cavallini e che avrebbe taciuto il signor Ciavardini, sono circostanze che attengono all'omicidio evangelista. Cioè, qui ci vuole della serietà, perché non si può dire che io voglio sapere quello che succede il 2 agosto 1980, la mattina del 2 agosto 1980, lo voglio sapere perché è il periodo di latitanza successivo all'omicidio evangelista. Io tant'è, giudice, che quando ho sentito parlare oggi del concetto di giustizia, io non chiederò una sentenza giusta, perché se è questo che si ritiene giusto, a me basta una sentenza legittima, non giusta, se questa è la giustizia. E le dico questo, e arriverò al punto, che oggi in quest'aula le parti civili, nelle proprie discussioni, senza rendersene conto, hanno aderito alla ricostruzione difensiva che mi appresto e mi accingo a esporre. Perché vede, giudice, qua si è parlato, innanzitutto io per, diciamo, la vena polemica che mi contraddistingue, inverto i motivi. Io ho un primo motivo che per me è di talmente tanta e facile risoluzione che l'avrei voluto appunto porre come mio primo motivo. Però è talmente tanto l'impulso polemico che mi spinge a rispondere a quanto ho sentito oggi, ma a quanto ho sentito in sede di contestazioni da parte del pubblico ministero nel processo a carico di Cavallini. È da lì che secondo me uno deve iniziare, perché è da lì, cioè, il reato è quello, cioè il momento del reato, cioè il reato si consuma in quel momento, e quindi parliamo del reato e vi parlerò del reato. E quando il signor Ciavardini, come ha ampiamente rappresentato dai miei colleghi prima, cerca insomma di sottrarsi all'esame, ora apro e chiudo parentesi, talmente tanto scaltro il Ciavardini è talmente tanto avveduto che si fa assistere da un avvocato d'ufficio preso quella mattina a Bologna, non dal proprio avvocato di fiducia, il così tanto scaltro e furbo Ciavardini. Ma questo sempre a latere, le dico che quando oppone il proprio silenzio a più riprese, il pubblico ministero, dottor Gustapane, dice: avvocato, la domanda si riferisce agli effetti e ai giorni successivi a un omicidio che lui ha confessato. Questo è quello da cui noi dobbiamo partire. E allora,
dico a tutti gli utenti giuridici di quest'Aula, il 197 bis è una norma d'ombrello. Cioè una norma che, una volta che un fatto rientra nel dettato del 197 bis comma 1 e quindi deve rispondere perché ha ammesso la propria responsabilità, tutto ciò che viene a cascata dopo rientra nel dettato appunto del 197 bis comma 1 e quindi vanificato, io ritengo, la funzionalità di questo articolo, le garanzie di questo articolo. Perché vede, giudice, questo processo di oggi, ma il processo ai danni di Cavallini, che oggi si celebra i danni di Ciavardini, è per fargli dire quello che lui non ha detto da imputato. È evidente. È evidente. E arriviamo alle questioni tecniche, che sono quelle che in teoria dovrebbero condizionarci nella valutazione di quello che oggi ci occupa. E innanzitutto mi preme rappresentare a tutti i componenti di quest'Aula che è vero sì che il Ciavardini risponde all'interrogatorio del 4 ottobre, ma forse sarà sfuggito, ma io sono certo che tutto ciò che io penso che sia sfuggito non è sfuggito, ma è frutto di una ponderazione processuale ben individuata. Non viene contestata la banda armata il 4 ottobre del 1980 quando il Ciavardini risponde per l'omicidio Evangelista. E questa, giudice, è una circostanza dirimente ai fini del decidere. In che termini, giudice? Nei termini che le dirò. Perché vede, giudice, i fatti oggetto delle domande del pubblico ministero sono fatti che attengono momenti, ma lo dice il pubblico ministero, momenti successivi all'omicidio Evangelista. Vede, giudice, altra cosa sarebbe stata se oggi in quest'Aula il pubblico ministero avrebbe voluto sapere chi al Ciavardini aveva dato le armi per eseguire l'omicidio, aveva dato i motorini per eseguire l'omicidio, i motivi sottesi alla volontà di compiere quell'omicidio. Ma qui tutto ciò che interessa è successivo. E qui subentra l'aspetto che lei, su cui lei secondo me si dovrà confrontare. Ciavardini, ai fini del processo che ci interessa, veniva condannato da due tribunali. Io, per semplicità espositiva, li chiamerò Tribunale di Roma e Tribunale di Bologna. Ovviamente nella mia memoria sono compiutamente dettagliati. E il Tribunale di Roma condanna il Ciavardini per l'omicidio dell'appuntato scelto Evangelista e per una banda armata. Ma si badi bene, giudice. A che tipo di banda armata viene condannato lì il signor Ciavardini? E invece Bologna, il signor Ciavardini viene condannato per la strage di Bologna e per un'altra banda armata. Giudice, lo sa qual è la banda armata rispetto alla quale il Ciavardini viene condannato a Bologna? È la banda armata finalizzata alla strage di Bologna. Ma anche, giudice, ce lo dice sia al Tribunale di Roma e sia al Tribunale di Bologna, ci dice che è una banda armata finalizzata alla strage di Bologna e all'omicidio e all'attentato all'appuntato scelto Evangelista. E lo sa questa condotta della banda armata da quando viene fatta partire? Dal 1 gennaio dell'80. E allora io le chiedo, giudice, se io rispetto a una banda armata e a una strage a un omicidio, a una banda armata e a una strage, a un attentato, mi ritengo innocente, come nella sentenza di Bologna. Come opera il 197 bis comma 1? È intermittenza? E questo è sotto un profilo meramente giuridico. Ma ora io le faccio un'altra domanda. Ma il processo ai danni a carico del signor Cavallini, ma era per l'omicidio Evangelista, giudice? Non mi parrebbe. Era per la strage Bologna. E allora io mi chiedo, come si può sostenere oggi che le domande fatte dal pubblico ministero sono domande relative all'omicidio Evangelista? La verità è un'altra, è che è un ibrido, o almeno, nella migliore delle ipotesi è un ibrido, ovvero... Cosa vuole sapere il pubblico ministero?
e lo ha detto oggi il collega Speranzoni nella propria discussione, ci dice che i NAR hanno avuto ruolo importante nella latitanza di Ciavardini. Quindi la domanda che gli si fa non è sull'omicidio Evangelista, ma è sulla banda armata. Rispetto alla quale a me non mi parrebbe che il Ciavardini abbia messo le proprie responsabilità a memoria. E quindi, diciamo, mi sembra abbastanza chiarito la mia subordinata, ma a mio avviso è ancora più pregnante l'altra questione che attiene il secondo periodo del 197 bis comma 4, che mi sembra incredibile, ribadisco, che colleghi che siano andati ad individuare il numero civico dell'ambulatorio del dottor Maggi non siano in grado di leggere il secondo periodo del nucleo di questo processo. Non è un caso nemmeno questo. Perché vede, giudice, se uno legge il secondo periodo ci dice che nel caso di un procedimento connesso, ex articolo 12 lettera C, il soggetto chiamato a testimoniare, se è connesso appunto i fatti rispetto ai quali viene chiamato a testimoniare e i fatti rispetto al quale veniva condannato sono connessi ex articolo 12 lettera C, può valersi della facoltà di non rispondere. E qui, giudice, abbiamo la fortuna giuridica di confrontarci con un delitto, con una sentenza, quella di Bologna, che vede due titoli di reato contestati principali, che sono la banda armata e la strage di Bologna. Se lei legge l'articolo previsto dal codice penale per la banda armata, le dice chiunque si associa al fine di commettere reati di cui al primo e secondo capo del presente titolo è responsabile del delitto di banda armata. Quindi chiunque si associa al fine di... L'articolo 12 del codice procedura penale, articolo 12 lettera C, cosa ci dice? Che c'è connessione ex articolo 12 lettera C quando un reato viene commesso per al fine di eseguirne o commetterne un altro. Il dettato del 306 codice penale a banda armata e il dettato dell'articolo 12 comma 1 lettera C sono sovrapponibili, e questo per dire cosa, giudice? Che se la banda armata, la famosa banda armata, no di terza posizione, che verrà contestata anni dopo per fatti diversi rispetto alla strage di Bologna e all'omicidio Evangelista, diversi quella di terza posizione, ma qui si parla della banda armata, NAR, anche qui come si fa a negare che vi sia connessione, ex articolo 12 lettera C, tra una banda armata finalizzata tra i tanti delitti a commettere una strage e la strage? Ripeto, giudice, per me venire in quest'aula a parlare di questioni giuridiche di fronte a questa platea non è semplice, e non è altrettanto semplice, ripeto, dover difendere un soggetto con purtroppo questa macchia, questa condanna per la strage Bologna. Però, giudice, il fatto che questo sia un processo dopato dal procedimento madre, non lo dico solo io, e io per eleganza, contrariamente a quanto hanno fatto i colleghi, che ovviamente lo hanno fatto per diverse ragioni, quindi hanno fatto bene a menzionare chi era il soggetto interrogato, però io le ricordo, insomma, lo sanno tutti in quest'aula perché mi ricordo, diciamo, lo stupore di tutti, io a una parte civile gli chiesi in che modo le dichiarazioni del mio assistito avevano leso suo onore, la sua persona, e questa persona mi rispose che non lo sapeva, non sapeva che erano delle dichiarazioni che le avevano provocato un danno,
E questo giudice è esattamente quello che io le sto dicendo. Oggi si è parlato di fatti di una gravità assoluta e io li condivido. Ma qui quello che si è fatto durante questo processo e soprattutto oggi in sede di discussione per il 90% sul 100% è parlare di quanto sia stato brutale, tremendo e incredibile e unico nel dopoguerra per la storia d'Italia quanto è accaduto. Però oggi trattiamo un fatto diverso. Cioè siamo arrivati alla a valutare il rapporto tra Cavallini e Ciavardini nel 2018, ma ai fini dell'accertamento del reato, a cosa rileva? Vogliamo dire che un soggetto che dopo che ha passato quello che ha passato continua a frequentare soggetti di quel tipo sia immorale? Sì, lo voglio dire anch'io, è immorale. Ma qua non siamo giudici della moralità, qua siamo giudici delle leggi. E per essere giudici delle leggi dobbiamo confrontarci con esse. Io giudice ho affrontato anche altri due motivi nella mia memoria che riguardano l'irrilevanza delle circostanze taciute, anche perché il giudice avrà modo di vedere che nella sentenza del processo Cavallini si dice, e questa è un'ulteriore circostanza che dovrebbe provare quello che io le sto provando a rappresentare, che il signor Cavallini e il signor Ciavardini, ovviamente l'ho specificato dove, pagine e tutto, si conoscono ben dopo dai fatti del Giulio Cesare, ben dopo. E allora io mi chiedo, giudice, anche questo non è un elemento che la può far propendere a ritenere che chi fa le domande in quella sede non è interessato a sapere della strage, dell'omicidio Evangelista, ma di ben altro. E un ulteriore motivo che, ripeto, approfondisco la mia memoria e termino qui, riguardo appunto a anche il diritto all'onore che il signor Ciavardini dovrebbe avere nel tacere alcune circostanze che nell'ambito dei processi che lo hanno riguardato probabilmente se avesse risposto come avrebbero voluto in questa sede da testimone avrebbe potuto beneficiare anche di qualche trattamento premiale di cui non ha mai beneficiato e quindi ritengo che possa insomma riconoscersi anche questo aspetto in sede di valutazione delle doglianze oggi rappresentate. Quindi giudici io concludo depositando la memoria difensiva che le avevo preannunciato, ne ho fatta una per la condividere, e concludo appunto con l'assoluzione per assenza di punibilità ex articolo 384,2, assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine minimo della pena, esclusione dell'aggravante di cui all'articolo 384 ter, che ovviamente argomento nella mia memoria e non ho argomentato in sede di discussione, la concessione delle attenuanti generiche, quantomeno tenendo il fatto che il Ciavardini è incensurato da 44 anni, l'unico fatto di rilievo penale è quel fatto, quindi. E per ultimo il riconoscimento, ove lei dovesse riconoscere il Ciavardini responsabile dei reati a lui ascritti, di riconoscere il vincolo della continuazione con la sentenza del 52 del 2004 emessa dalla Corte Appello di Bologna, sezioni minorenni in data 13 dicembre 2004. Mi scusi. E qui concludo. Bene. Allora ci vediamo alle 15:30. Sì? Sì. Ah, sì, vuole replicare. Prego, prego, pubblico ministero. Sì, sì, mi scusi tanto. Sulle cose più che altro che ho sentito da parte delle difese e che ho potuto insomma velocemente seguire anche perché immagino che la memoria dell'avvocato Iacolucci sia molto più corposa, ma ho preso appunti insomma. E comincerei però seguendo l'ordine dalla difesa di Vinci Verra.
che ha definito, diciamo, questo processo per il suo input, per il suo assistito, un accanimento processuale, ritenendo irrilevante la reticenza serbata dal Vinci Guerra anche nel corso di questo processo. Perché dice sostanzialmente le cose importanti le aveva dette fin dall'inizio degli anni Ottanta e diciamo le uniche poche cose che si è sempre rifiutata di riferire sono quelle poiché sono quelle circostanze per le quali ha serbato anche in questo processo la reticenza. Beh, è vero che è stato particolarmente, diciamo, collaborativo in varie sedi processuali, però giudice permane una reticenza apparentemente immotivata, ma che avrà un suo significato su quella circostanza che non ha mai voluto riferire già dall'inizio degli anni Ottanta e che anche nel corso di questo processo ha palesemente dichiarato di non volere dare informazioni. E ci si domanda ancora per quale ragione, quindi mantenere a distanza di tanto tempo una reticenza, e non possiamo su determinate circostanze non possiamo dire oggi che l'ha fatto per ragioni di incolumità personale o perché ne sarebbe potuta derivare una responsabilità a suo carico, perché queste sono e rimangono delle mere ipotesi difensive, non agganciate a dati processuali che ci possono portare a tale interpretazione. La prima reticenza, mi si dice, è stata commessa nel 1984, quella in quel processo. E quel fatto sicuramente è prescritto, ma non è rispetto all'episodio, alla reticenza serbata davanti alla Corte d'Assise di Bologna appena anni fa, per cui appunto è scaturito questo processo odierno, perché si tratta di due condotte distinte in due processi distinti e pertanto la seconda condotta non è coperta da prescrizione maturata sicuramente in relazione al primo episodio. Per quanto riguarda la difesa Ciavardini, che sostanzialmente dice, mi è parso di capire nella sua esposizione orale, che Ciavardini non ha riferito alcune circostanze, ha scelto una linea o falso reticente a secondo dei casi, perché non doveva neppure essere assunto come testimone in quel processo a carico del Cavallini, perché vi erano delle contestazioni rispetto alla strage per la quale lui aveva sempre negato la sua responsabilità, compresa quella della banda armata, che era legata anche ad una contestazione invece per i fatti di Roma, per i quali invece era stato aveva ammesso la sua responsabilità. E che soprattutto la falsa testimonianza, mi è parso di capire, avrebbe potuto riguardare circostanze antecedenti o contemporanee alla commissione, all'esecuzione dell'omicidio Evangelisti, ma non le fasi successive di quell'omicidio. Allora, parto da questo punto. Cioè la reticenza, se come è stata interpretata da questo ufficio, da chi ha esercitato l'azione penale e poi ha istruito questo procedimento e questo processo, riguarda chiaramente l'omicidio Evangelista deve ricomprendersi a tutto ciò che è legato a quell'omicidio, sia quindi aspetti antecedenti, quindi funzionali alla realizzazione dell'omicidio, che aspetti successivi, cosa è successo dopo avere materialmente eseguito quel reato. Quindi a mio avviso quel discrimine citato dalla difesa sul punto non è condivisibile. Poi si innesta ovviamente un discorso diverso, è possibile, ma in via meramente ipotetica, era possibile nel momento in cui ha deposto che quella condotta successiva sulla quale è stato omertoso, silente, possa avere
riflessi anche nel processo Cavallini e per la strage, ma sono due, due valutazioni distinte che solamente l'iter processuale, l'iter di questo processo poteva far mettere in evidenza collegando fra di loro gli eventi criminosi. Certamente se avesse detto chi era quel medico, quei medici che lo hanno curato prima a Roma e poi a Venezia, o avesse indicato le persone che lo hanno ospitato in Veneto dopo l'omicidio Evangelista, probabilmente avremmo potuto valutare la ricorrenza dei presupposti per l'articolo 384, ma scegliendo una diversa linea processuale questa rimane una mera ipotesi della difesa. Per cui io insisto nelle richieste rassegnate dall'ufficio. Bene, allora ci aggiorniamo. 15:45. Repubblica Italiana, in nome del popolo italiano, il Tribunale di Bologna, visti gli articoli 533 e 535 CPP, dichiara Ciavardini Luigi e Vinciguerra Vincenzo colpevoli dei reati ad essi rispettivamente ascritti, riconosciute quanto al Vinciguerra le attenuanti generiche e l'attenuante di quell'articolo 384 ter, 2 CP, in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti e alla recidiva. Condanna il Ciavardini alla pena di anni 3 mesi 7 di reclusione e il Vinciguerra alla pena di anni 1 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Visto l'articolo 32 CP, dichiara Ciavardini Luigi interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Visti gli articoli 538 e seguenti CPP, condanna gli imputati al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili da liquidare in separata sede civile, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5.000 in favore di ciascuna parte civile, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili. Condanna gli imputati alla refusione delle spese di lite in favore delle costituite parti civili, che si liquidano gli importi complessivi di euro 7.488 per avvocato Alessandro Forti e avvocato Lisa Baravelli, euro 3.592 per avvocato Andrea Cecchieri, euro 7.020 per avvocato Alessia Merluzzi ed euro 10.296 per avvocato Andrea Speranzoni, oltre a spese generali IVA e CPA se dovuti e come per legge, spese da distrarre in favore dei relativi procuratori ai sensi dell'articolo 93,1 CPC, ad eccezione delle parti civili, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna. 90 giorni per la motivazione.